gli ambienti, non abbiamo più spazi e quindi questa cosa può essere rimossa solo con la consegna del Deo. Una volta consegnato il Deo non abbiamo finito, però, perché avremo quattro mura, avremo delle mura da riempire. Noi già ci stiamo lavorando, dobbiamo metterci attrezzature, dobbiamo metterci letti, dobbiamo metterci tutti gli arredi necessari a che diventi un ospedale. Dopodiché abbiamo il tema fondamentale delle discipline che ancora mancano ad un TEA di secondo livello, la cardiochirurgia in particolare e la chirurgia vascolare. Avevamo pensato in un primo momento di allocare la cardiochirurgia in un altro padiglione, ci siamo fermati perché abbiamo chiuso un accordo transattivo con la ditta che sta costruendo il Deo, che prima produceva 3.500 euro al giorno di lavori, adesso è a 30.000 euro di lavori al giorno, il che significa che il padiglione, il nuovo palazzo, sarà consegnato ad aprile 2018, e poi dovevamo rispostare la cardiochirurgia. Aspettiamo un po' di più, però abbiamo sicurezza di avere già sistemato tutto il padiglione. Questo sulle strutture. Riguardo invece i servizi, l'efficienza dei servizi che vengono offerti ai pazienti, ai cittadini? Guardi, io anche in questo sono molto soddisfatto. Noi stiamo riducendo l'attività di DH, che è un'attività importante, ma che alcune volte era svolta impropriamente, e stiamo incrementando notevolmente l'attività ambulatoriale. L'attività ambulatoriale è cresciuta di circa 4 milioni e mezzo rispetto allo scorso anno, il che significa che stiamo agendo in maniera più appropriata rispetto alle esigenze dei pazienti. Abbiamo introdotto i PAC, le prestazioni ambulatoriali complesse. Prima un paziente si doveva dimenare, muoversi tra una struttura e l'altra per arrivare ad una diagnosi, adesso è accompagnato in questo percorso. Abbiamo efficientato parecchi percorsi, abbiamo efficientato i percorsi delle sale chirurgiche, e tutto questo, ci tengo a dirlo, ad invarianza delle risorse disponibili, sia in termini di risorse economico-finanziarie sia in termini di personale. Quindi vedere crescere un'azienda a sostanziale invarianza di questi dati, secondo me è qualcosa di estremamente positivo. Quindi abbiamo lavorato molto sull'efficienza. Certo, ad un certo punto, come dire, quando hai efficientato e vuoi ulteriormente crescere, hai bisogno di personale. Io mi auguravo oggi di poter parlare e di poter annunciare che avevamo bandito i concorsi per infermiere OS. Non potrò farlo perché è intervenuto il decreto Madia, il decreto 75, che parla di stabilizzazione. Non possiamo avviare i concorsi se prima non attiviamo le stabilizzazioni, quindi stiamo facendo un'analisi di quello che abbiamo all'interno della nostra azienda, vediamo, ma sicuramente adesso è il momento di immettere personale. Ci tengo a precisare una cosa, l'immissione del personale costa, il personale costa, però abbiamo creato le condizioni per far sì che il bilancio tenga nonostante tutto. Noi avevamo 8 milioni e mezzo di perdita nel 2014, che poi sono state ripianate dalla Regione. Pur non avendoci dato questi 8 milioni e mezzo la Regione nel 2015, abbiamo chiuso il bilancio in pareggio e l'abbiamo chiuso in pareggio anche nel 2016. Se immettiamo personale e cresciamo di produzione, quindi diamo più prestazioni ai nostri utenti, io credo che abbiamo fatto bingo, nel senso che questa azienda riesce a stare dietro alle esigenze dei pazienti e a tenere anche solidi i conti.